L'operazione di questa notte, con cui sono stati eseguiti 31 provvedimenti cautelari da parte della compagnia Palermo San Lorenzo all'esito di un'indagine coordinata dalla locale direzione distrettuale antimafia, è solo l'ultima delle attività investigative che testimoniano l'incessante azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti portata avanti dai carabinieri di Palermo e frutto della sinergia dell'apporto informativo delle stazioni e gli approfondimenti investigativi dei reparti del provinciale, che hanno consentito solo negli ultimi 35 giorni di eseguire 112 provvedimenti cautelari, arrestare in flagranza di reato 62 persone nei precedenti mesi, sequestrare oltre 15 kg di sostanze stupefacenti e fermare un giro d'affari di 3 milioni di euro su base annua.